In conferenza l'ex, ormai ex, possiamo definirlo, segretario del Partito Democratico Provinciale, insomma, ha ricordato che addirittura, insomma, 100 dirigenti tra sindaci e segretari sono pronti a passare a questa nuova forza politica di Matteo Renzi, Italia Viva. Uno ce l'abbiamo qui, è Vincenzo Di Marco, che non si nasconde. In realtà abbiamo visto anche il sindaco di Valle Castellana, c'è cioè il segretario del PD Aloisi, insomma, siete in tanti. Sì, quantomeno questo fatto del commissariamento ha accelerato e ha avuto un effetto, diciamo così, deflagrante, perché tante sono state le chiamate e le manifestazioni di stima e anche di solidarietà da un punto di vista umano, perché oltre che alla gravità politica, questo produce anche degli effetti sulla persona. Ricordiamoci, insomma, che Gabriele Minosse fa anche il sindaco e come dire, anche istituzionalmente non poco corretto, anzi scorretto. Sicuramente le riflessioni di chi come me, che non deve dire che aderisco adesso, come ho sostenuto da sempre Matteo Renzi, Renziano della prima ora. Sì, sembra, cominciamo a superare questa definizione, ma è una Prosecuzio, dai. prosecuzione, è una continuità. Questo fatto di essere in qualche modo che si è verificato, da domani ci fa pensare di cominciare, qualcuno di noi cominciare a fare le valigie. Io ancora non mi pronuncio definitivamente, non ho grandi necessità anche di farlo, visto quello che ho fatto nel passato. Sicuramente l'idea è un'idea che può, tra l'altro, costruire qualcosa in più, oltre al Partito Democratico. Per questo, insomma, accarezzo l'idea. Ricordo anche che sono sindaco, che ho delle responsabilità istituzionali e sul territorio e politiche, però sicuramente, ecco, questo fatto che è avvenuto sicuramente produce qualche come dire, motivazione in più per fare il passaggio. PD dunque perde pezzi, perché poi, come ha ricordato anche il ormai ex segretario Minosse, c'è anche una presidenza del BIM e c'è anche una presidenza della Ruzzoredi, insomma presidenze di peso. Ma è ovvio che chi ha pensato a questa mossa fatta adesso con la dichiarazione ormai del segretario Minosse di dimettersi il 31, penso che non ha pensato nemmeno a questo, a queste conseguenze che si possono verificare anche negli enti. Numerose sono le telefonate dei sindaci, degli amministratori Potrebbero esserci anche degli sconquassi. che si ribellano a questa decisione che è stata assunta. Però non saremo quelli che metteremo in difficoltà, agiamo nel centro sinistra. Sicuramente se ne dovrà prendere atto e si dovranno fare le giuste considerazioni rispetto a qualche possibile cambiamento, però sempre all'interno del centro sinistra.